Ok, buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti. È stato bello vedere connettervi, ho visto tante classi. Saluto tutti, benvenuti. Benvenuti a questo evento che è stato organizzato, come sapete, per celebrare la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Siamo contenti che siate riusciti ad essere qui, nonostante immagino le difficoltà. L'evento di oggi è stato organizzato dall'ICTP, che immagino molti di voi già conosceranno, ovvero il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus-Salam di Trieste. Come dice il nome, il centro è stato fondato appunto dal premio Nobel Abdus-Salam, che era un grande fisico teorico pakistano. Il centro si occupa di ricerca di alto livello in tanti settori della fisica teorica, ma anche ogni tanto un po' applicata, e della matematica. Quindi do subito il benvenuto e ringrazio le due speaker di oggi. Quindi introduco Erika Coppola, Staff Scientist, climatologa nella sezione di fisica del sistema Terra dell'ICTP, e autrice dell'ultimo rapporto dell'IPCC, ovvero l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che sicuramente, di cui sicuramente parleremo a breve. E introduco anche del benvenuto ad Anna Pirani dell'Università Paris-Saclay di Parigi, che ora ospita l'ICTP ed è responsabile dell'unità di sostegno tecnico del gruppo 1 dell'IPCC, dove è consulente per l'interfaccia scienza politica, editore scientifico e tecnico della valutazione IPCC delle basi scientifiche del cambiamento climatico. Quindi do la parola ad Anna ed Erika. Volevo solamente dirvi che l'evento di oggi è pensato per essere quanto più possibile interattivo e coinvolgente, quindi se avete domande, se volete intervenire in qualsiasi momento, potete alzare la mano, quella di Zoom, oppure mettere un punto esclamativo nella chat o scrivere direttamente la domanda nella chat, magari se non è già scritta nel vostro username scrivete anche il nome della classe, così sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci. E quindi non credo che ci sia bisogno di dirlo, ma ovviamente non abbiate paura a intervenire, a fare domande, perché questa non è un'interrogazione, anzi vogliamo sapere cosa pensate, sentir parlare anche voi. E quindi vi do di nuovo il benvenuto e do la parola alle due speaker. Grazie. Grazie Marina e di nuovo benvenuti a tutti. È un piacere vedervi tutti con noi, anche se da remoto, ma magari questa è anche un'opportunità in modo da riuscire a ospitare anche più scuole rispetto agli anni passati, visto che online non c'è limite. Noi, come ha detto già Marina, siamo qui per celebrare questa giornata che è stata istituita dall'UNESCO da un po' di anni, e ogni anno noi organizziamo qualcosa, e quest'anno abbiamo pensato di rendervi partecipi della nostra esperienza all'interno dell'IPCC, visto che quest'anno se ne è parlato tanto, c'è stata la conferenza di Glasgow, e quindi abbiamo pensato di organizzare questo evento a tema sul clima. E ci saranno durante la presentazione dei momenti di domande, come ha detto Marina, quindi prendiamola anche come un po' come un gioco, un modo per conoscerci, e se possibile cercate di interagire. E adesso inizio a fare lo share dello screen. Sì. Ok, lo vedete Marina? Vedete presentazione? Sì. Tutto bene? Magari se la puoi mettere a schermo intero. Perché in modalità presentatore. Sì. Allora aspetta. Approfitto per dire che durante questa sessione parleremo prima del contesto IPCC, che è il gruppo intergovernamentale sul cambiamento climatico, e che cos'è questo sforzo mastodontico che si fa a livello internazionale per fare la resa dei conti di quello che si sa sul cambiamento climatico, e poi parleremo di certi risultati chiave per darvi un'idea, non sarà comprensivo, però per dare un'idea di certi risultati nuovi di quest'ultimo rapporto. E ci fermeremo a vari punti appunto per chiedervi delle domande, quindi prenderemo delle piccole pause. Spero che si veda. Adesso vedete full screen? Sì, sì. Ok, perfetto.
Allora, intanto come iniziamo a presentarci, parto io e vi volevo un po' rendere partecipe di chi sono, cosa ho fatto e perché sono qui. Allora, io sono Erika Coppola, ho fatto il liceo classico e poi ho iniziato l'università nell'Università dell'Aquila, ho studiato fisica, quindi diciamo ho fatto un cambio di percorso. E mi sono occupata nella mia tesi di laurea di intelligenze artificiali applicate già alla metodologia al clima. Poi sono andata in Inghilterra, ho fatto il mio dottorato all'Università di Reading, dove ancora ho lavorato con l'intelligenza artificiale. E poi, dopo vari giri, sono approdata qui a Trieste, dove lavoro nel gruppo nella sezione di fisica della Terra e faccio ricerca sul cambiamento climatico, in particolare il cambiamento climatico e gli impatti regionali. Ok, vediamo se riesco io. Allora, io mi presento, sono Anna e io sono cresciuta in Inghilterra, quindi ero a scuola, diciamo un altro sistema, ma più o meno diciamo scientifico, liceo scientifico. Poi sono andata all'università di East Anglia, che si trova a Norwich, una piccola cittadina nell'est dell'Inghilterra. Ho studiato scienze ambientali. Le mie motivazioni originali erano l'interesse dell'ambiente, la protezione dell'ambiente, degli animali, eccetera. Allora sono andata a fare studi di scienze ambientali. E poi ho continuato con un master e un dottorato e durante i miei studi mi sono affascinata allo ruolo dell'oceano e la dinamica dell'oceano come componente maggiore del clima e ho fatto un master e dottorato in questo argomento. Poi ho lavorato come ricercatrice alla Meteo France, che è il servizio meteorologico francese che si trova a Tolosa e poi ho cambiato il tipo di lavoro, sempre nella climatologia, scienze clima, ma non faccio più ricerca mia, invece lavoro con la comunità internazionale e faccio un lavoro di collaborazione internazionale sulle scienze climatiche e ho avuto l'opportunità di lavorare dagli Stati Uniti, lavorare per un ente basato in Cina e adesso sono in Francia tecnicamente, però sono ospitata qui all'ICTP. Allora, iniziamo con le domande. Sì, siccome appunto questa era la giornata celebrativa per, in qualche modo sottolineare questa diversità del coinvolgimento delle donne e delle donne e delle ragazze nella scienza, allora per capire quanto voi siete al corrente di questa problematica oppure quanto ne vedete intorno a voi, abbiamo preparato un piccolo questionario. Adesso apparirà sui vostri schermi una finestra dove dovete rispondere a delle domandine semplici. E la prima è se secondo voi è stata una donna o un uomo a scoprire come sono fatte le stelle. Massimo, mi confermi che il pool è andato? Eccolo qui, lo Sì, vabbè. vedo. Vediamo Vediamo se se riuscite a funziona. rispondere. Solo la prima domanda, per Solo favore. la prima domanda per adesso. Consultatevi in classe, magari Consultatevi tranquillamente. e uno di voi preme il bottoncino. Se avete qualche problema, qualche Ce dubbio, lo dite, sì. hesitate. Ok, vedo che qualche. Una classe ha risposto. Qualcun altro? Aspettiamo, aspettiamo. Siete una Ah, classe. devo dire, sono. Dovete aspettate, fate una domanda alla volta, Ma tanto prima. forse sono obbligati, forse per mandarla sono Ah, obbligati. ok, per mandare il risultato, allora rispondete se ci sono tutte le domande insieme, rispondete a tutte e poi vi diremo qual è. Allora, invece di finire il poll, adesso aspettiamo. Sì. Bene, 5 gruppi, 6 gruppi, 7, 8 gruppi hanno partecipato Alla prima domanda o a a tutte? tutte. Ok. Penso che circa Ok, possiamo. quindi intanto andiamo avanti. Voi continuate a rispondere anche per le altre domande, noi andiamo avanti. Allora, per chi ha risposto,
Io però non posso andare avanti adesso. No. No. Eccoci. Ah, ok. E perché ha risposto la donna? Come vedo che dalla barretta avete ragione, è stata una donna e si chiamava Cecilia Elenca. E già nel 1925 lei aveva fatto e pubblicizzato questa scoperta. La seconda domanda... Una parentesi, ah. Prima di andare alla seconda domanda, immagino è... vogliamo fare giusto un punto su chi ha pubblicato per prima sul tema cambiamento climatico, era un uomo o una donna? La domanda non c'è per voi da rispondere, è da condividere che la prima pubblicazione dove raccontava l'effetto del riscaldamento dovuto all'anidride carbonica e teorizzando che effetto potrebbe avere se questo gas dovesse aumentare nell'atmosfera sulla temperatura del mondo, è stata una donna, Eunice Newton Foote, che ha pubblicato, presentato il suo lavoro nel 1856, ma è stato presentato da un professore uomo, Joseph Henry, perché all'epoca le donne non potevano presentare in questi convegni scientifici. Andiamo alla seconda domanda. La seconda domanda, come avete visto, è qual è secondo voi la percentuale di donne nella scienza e nel mondo? Siccome abbiamo visto che avete abbastanza risposto, passiamo subito al risultato. E come si vede, la percentuale globale è solo del 30%. E questo è una percentuale abbastanza condivisa dai paesi del mondo. Ci sono piccole variazioni a seconda degli stati, però purtroppo la percentuale è ancora abbastanza bassa e non sicuramente vicino al 50%. E comunque avete avuto ragione, siete stati bravi. E siete stati bravi e da quello che vediamo avete 75% risposto tra i 20 e i 30%. Esatto. E poi la terza domanda per calare un po', calarci un po' nella realtà italiana, se secondo voi in Italia ci sono più laureati uomini o donne? Anche qui avete risposto e... come vedete, questa è la distribuzione per regioni, come vedete e come avete risposto anche voi, e la percentuale delle donne è maggiore in tutte le regioni, ci sono alcune che sono più, in alcune più, alcune meno, questo è il Friuli Venezia Giulia e più o meno si vede che in tutte le regioni c'è questa tendenza. Ma la nota negativa è che purtroppo, nonostante le donne siano... la percentuale più alta, e questo succede anche in altre parti del mondo, poi c'è questo effetto che in inglese si chiama il leaking pipe, per cui le donne in qualche modo si perdono, cioè come un tubo che perde acqua, le donne poi si perdono e durante la loro carriera, subito dopo la laurea e il dottorato, cominciano a scomparire dalla scena scientifica e che da quel punto in poi inizia a essere dominata dal ruolo dell'uomo. E quindi questo è un po' il motivo per cui questa giornata viene istituita, per appunto per attirare attenzione sul problema e soprattutto per incoraggiare le generazioni come voi a intraprendere tutti, ma in particolare le donne, intraprendere la carriera STEM e non solo intraprenderla, ma poi anche continuarla. E, ok, possiamo fermare il poll? Sì. Massimo può chiudere il poll? Massimo può chiudere il poll e mandare... Ecco, guarda, possiamo vedere tutti i risultati insieme, sì. Un attimo. E giusto per dire che sia l'IPCC che l'ICTP sono due organismi, due enti molto attivi sul fronte di affrontare questa problematica, e sia Erika che io siamo attive nelle nostre rispettive istituzioni per aumentare il riguardo dell'organizzazione in sé, ma anche di tutti i ricercatori e del pubblico più ampio, su questo problema e trovare soluzioni, sviluppare politiche per migliorare questa distribuzione del genere. Adesso possiamo andare. Allora. Pronto? C'è qualcuno che voleva dire qualcosa? Prego.
Seconda A, mi pare. No, forse è stato un errore. Ok, comunque siete benvenuti a intervenire, non c'è nessun problema. Ok, allora se non c'è domande adesso andiamo avanti e iniziamo a raccontarvi un po', come ha detto Anna, non solo che cosa, quali sono le nuove, i nuovi risultati di questo nuovo rapporto, ma anche come questo rapporto viene confezionato, perché penso che sia importante e molto istruttivo sapere come si arriva a pubblicare un lavoro così mastodontico, lo definirei io, che dura 4-5 anni. Sì, allora nell'agosto 2021 abbiamo pubblicato il rapporto sulle basi scientifiche del cambiamento climatico. Quando avrete la presentazione troverete che ci sono i link, potrete andare direttamente a vedere questo lavoro su internet. Allora, prima di parlare dei risultati del clima, vorrei raccontarvi un attimino questo contesto molto unico e molto particolare dove si trova il gruppo intergovernamentale sul cambiamento climatico. È un'interfaccia diretta tra la scienza, la ricerca, gli esperti e la politica. E qui che vedete nella foto un'immagine di un plenario, una sessione plenaria dell'IPCC, dove ogni paese ha una delegazione, c'è un podio, si interviene alzando la bandiera, è un contesto molto formale. E fu stabilito 30 anni fa, da due agenzie delle Nazioni Unite, il Programma Mondiale della Meteorologia e il Programma sull'Ambiente delle Nazioni Unite. E fu costituito perché 30 anni fa già il mondo della ricerca stava parlando del cambiamento climatico, il problema delle emissioni antropiche e gli effetti che stanno causando, e diventò immediatamente un argomento sensibile alla politica e che ha effetti potenziali importanti sulla società, l'economia e la politica di tutto il mondo. Allora le Nazioni Unite formarono questa interfaccia per avere, dove i governi chiesero appunto che gli esperti venissero interpellati direttamente a condividere in una maniera trasparente, equa e per tutti le loro conoscenze. Scusa Anna, ti interrompo perché una classe vede schermo nero. Chiedo se tutti hanno questo problema o no? Se cambio schermo, vediamo se cambia. Fateci sapere se vedete, per favore. No, direi che qua funziona tutto bene. Ok. Noi siamo a posto. Problema della classe allora. Ok. Speriamo che si... magari riprovare a entrare nella sessione può essere... Sì, può essere una buona idea. Ecco. Grazie. Allora, vado avanti, nonostante perché ci abbiamo tanto da raccontarvi, e per spiegare esattamente che cosa fa questo IPCC. Allora, gli scienziati vengono chiamati dai governi e gli viene chiesto di esaminare e valutare le più recenti informazioni scientifiche, cioè si valuta tutto quello che è pubblicato nella letteratura scientifica e tecnica, su argomenti divisi sulle la scienza fisica del clima, poi c'è un gruppo che lavora sulla datazione, la vulnerabilità, gli impatti e poi sulla mitigazione e gli aspetti socio-economici. Una cosa importante è che l'IPCC non fa ricerca né raccoglie i dati climatici, quindi è un knowledge broker in un certo senso, trasmette la conoscenza ma non è lui che la sviluppa in sé, è indipendente. Allora, questa illustrazione mostra due aspetti importanti a sinistra, che sono un mantra di come lavoriamo nell'IPCC, cioè policy relevant, non policy prescriptive. E questo vuol dire che quello che si studia, che si elabora, non dice ai governi cosa devono fare e cosa non devono fare. È una scelta che si fa assieme sugli argomenti più rilevanti e più importanti per i paesi attorno al mondo e gli scienziati lavorano per trasmettere le conoscenze, ma non hanno un ruolo di influenzare. E questo è molto importante, la neutralità e la robustezza di questo lavoro è fondamentale per funzionare in un contesto intergovernamentale. L'informazione e il lavoro è globale, è per tutto il mondo. E un altro aspetto chiave è la comunicazione molto chiara
dei risultati e usiamo un linguaggio calibrato per comunicare la robustezza e la sicurezza che abbiamo come valutazione esperta della conoscenza. Allora, cosa consiste? Sono migliaia di ricercatori da tutto il mondo, vengono selezionati da un gruppo di coordinamento scientifico in consultazione con i governi e partecipano su base volontaria in questo sforzo di lavoro. E adesso vi mostrerò che si svolge su varie tappe, si sviluppa un rapporto dove ci sono varie stesure. A ogni tappa c'è una rilettura, una revisione fatta con commenti da esperti, sia dalla comunità scientifica e tecnica, ma anche esperti dai governi, nominati dai governi. E tutti i commenti che sono fatti sull'accuratezza, la robustezza, la rilevanza e come migliorare la presentazione di questo lavoro devono essere risposti formalmente dagli autori e queste risposte vengono poi pubblicate, diventeranno pubbliche. Quindi c'è un lavoro di trasparenza massima, ma anche di rigore in trasmettere un'informazione robusta e con il consenso della comunità scientifica internazionale. Quindi gli autori non sono soli, hanno un lavoro, un contributo fatto da tutta la comunità scientifica che vuole partecipare. E soprattutto, aggiungerei io, non c'è un conflitto di interessi perché gli autori sono gli stessi che creano anche la letteratura scientifica, ma proprio come autori del rapporto devono garantire la neutralità e la trasparenza e devono accogliere tutti i suggerimenti e tutte le diciamo anche critiche della comunità scientifica internazionale che è chiamata ogni volta, a ogni step, come ha detto Anna, ogni revisione, a giudicare e a valutare l'esattezza di quello che viene scritto, ma anche la neutralità. Grazie. Ecco qua in cosa consiste in realtà. Cioè non è un percorso così semplice, è un percorso un po' tortuoso, intenso, che dura circa 3 anni. L'esperienza di tutti coinvolti è unica, sia dalla difficoltà del lavoro, dal challenge che dobbiamo affrontare, ma anche da quanto è stimolante. A ogni tappa si possono incontrare difficoltà dove non c'è consenso, bisogna lavorare sul consenso assieme e mettere assieme punti di vista e prospettive diverse da tanti paesi del mondo, insomma, di argomenti. C'è un elemento, diciamo, complesso della scienza in sé che è molto interdisciplinare. Allora, adesso con qualche immagine vi faccio vedere un assaggio di com'è lavorare nell'IPCC. All'inizio i rappresentanti della comunità scientifica sono chiamati a ritrovarsi per fare quello che si chiama scoping, cioè, come si dice in italiano? Decidere quale sarà la struttura di questo rapporto e che cosa questo rapporto deve contenere e deve illustrare. E questo viene fatto in collaborazione con i governi. Ma attenzione, questo significa che i governi chiedono quale informazione scientifica loro vogliono vedere nel rapporto e poi sono i ricercatori a procurare questa informazione scientifica per soddisfare le loro richieste, ma chiaramente garantendo un'integrità della scienza. Esatto. Allora, prima ancora di iniziare la redazione, c'è un lavoro molto complesso nel definire il mandato, diciamo, del rapporto. Vi ricordo che stiamo parlando di governi dal nord al sud, da paesi sviluppati in via di sviluppo, dai poli ai tropici, ai deserti, quindi vi potete immaginare quando uno parla di cambiamento climatico che punti di vista, che domande possono avere e che bisogni possono avere questi governi. Allora, poi si costituiscono squadre di autori e spesso non si conoscevano prima. Il lavoro del gruppo di guida scientifica è di portare assieme una diversità di conoscenze, ma anche di prospettive geografiche, e la prospettiva del genere anche influisce sulla la selezione degli autori, e si creano queste super squadre internazionali che per 3 anni lavoreranno insieme a distanza, ma anche in presenza, dibattendo, discutendo, studiando i risultati, calcolando.
e lavorando insieme per arrivare a un consenso scientifico che si può comunicare efficacemente ai governi. Alla fine di questo lavoro ci ritroviamo faccia a faccia con i governi in un'altra sessione intergovernamentale e abbiamo un discorso che definiamo una coproduzione del rapporto di sintesi per i politici, che vi mostro. Si parla di un documentino tutto sottile sottile che raccoglie tutto questo che è il rapporto, tutta la conoscenza degli argomenti che avevamo deciso assieme ai governi. È pesante, come vedete. Questo documento magico che viene approvato frase per frase con tutti i governi, ci deve essere un'approvazione intergovernamentale e discutiamo la chiarezza, se ci sono ancora errori, come presentare al più chiaro queste informazioni. È un'esperienza anche questa notevole, diventa un lavoro di rigore scientifico altissimo fino all'ultimo. Allora, per noi tutto è cambiato, ci siamo dovuti trasferire nel mondo virtuale, come tutti noi sappiamo cosa è successo, e addirittura la sessione di approvazione, che di solito si svolge su una settimana intensa con sui 600 partecipanti, abbiamo dovuto trasferire questa esperienza in virtuale. Allora, tutti i paesi assieme, in una volta avevamo 200 sono persone collegate su Zoom, una sessantina di autori, una sessantina di persone tecniche, 20 alla volta presenti per far svolgere questo dibattito scientifico su varie sessioni parallele, e alla fine usciamo fuori con un documento importantissimo che viene poi portato alla conferenza delle Nazioni Unite, come quella che è stata fatta quest'anno a Glasgow. Quindi lì siamo stati chiamati per illustrare ancora una volta ai governi che stavano appunto dibattendo e mettendosi d'accordo su come procedere per risolvere la crisi climatica. Quindi ancora una volta siamo andati lì, i co-chair, cioè quindi quelli che guidano questo gruppo, del gruppo 1 dell'IPCC, hanno illustrato e noi abbiamo supportato il lavoro dei co-chair in interagire con tutte le delegazioni dei governi prima della stesura finale, della ratifica finale dell'accordo di Glasgow. E questa è una cosa che è sempre stata fatta. Sì, è cumulativa, insomma, si vede dalle origini tutto a sinistra dell'IPCC quando è stato creato. Dopo il primo rapporto si è formata la Convenzione sul clima e il cambiamento climatico, cioè l'organo Nazioni Unite che fa questi COP come Glasgow. E da lì si è iniziato a innescare un meccanismo internazionale per affrontare il cambiamento climatico. Lo conoscete bene perché saprete sicuramente dell'accordo di Parigi, e l'accordo di Parigi ha richiesto questo rapporto nel 2018 sul riscaldamento globale dell'1.5, e oggi eccoci qua che abbiamo contribuito questo rapporto a Glasgow, e è stato trasmesso dalla nostra presentazione ai negoziati e incluso nella stesura dell'accordo in sé di Glasgow. Quindi c'è un meccanismo diretto che influisce le politiche internazionali. Allora, oggi torniamo al rapporto che è il primo dei tre gruppi di lavoro dell'IPCC. Adesso tra poco vedrete che uscirà sui giornali alla fine di febbraio il rapporto del gruppo 2 sull'adattamento, e in aprile ci sarà il nuovo rapporto sulla mitigazione dal gruppo 3. Ci ha preceduti tre rapporti speciali e tutto questo forma il sesto ciclo dell'IPCC, che sarà sintetizzato in un rapporto a fine anno. Allora, come abbiamo detto, c'è un gruppo molto diversificato di autori da tutto il mondo, donne, uomini, tanti che hanno partecipato per la prima volta nell'IPCC. È importante portare gente che pensa, diciamo, da un nuovo punto di vista. Abbiamo valutato 14.000 pubblicazioni scientifiche e questo meccanismo di rilettura e revisione, sono stati contribuiti 78.000 commenti al quale gli autori rispondono uno a uno e saranno tutti pubblici. Da 46 paesi hanno partecipato alla revisione
i commenti scritti al documento di sintesi per le politiche. E come vi raccontavo, abbiamo avuto la prima approvazione delle Nazioni Unite online, virtuale, con 166 ore di Zoom, diciamo ufficiali, per non parlare delle cose non ufficiali. Se tu calcoli, fanno essenzialmente in 2 settimane, abbiamo lavorato l'equivalente di 5 settimane di giorni lavorativi. Allora, adesso parleremo del risultato. Cosa siamo venuti fuori? Eccoci qua. Ok, allora prima di iniziare abbiamo pensato anche di fare un altro piccolo sondaggio. Questo lo potete fare su Menti, non so se lo conoscete, e potete usare il QR code oppure usare questo link che magari Marina può copiare nella chat. E poi andiamo avanti, vi illustriamo le domande e alla fine, senza aspettare che voi rispondete, ma potete rispondere mentre noi proseguiamo, vedremo il risultato delle domande. Allora, il QR code adesso scompare, nella chat comparirà il link a Menti. E la prima domanda, la prima cosa che vogliamo sapere è... se potete riuscire a trovare una parola e riassumere con una parola che vi fa pensare al cambiamento climatico. Noi cambiamo schermo nel frattempo. Sì. Dobbiamo dividere l'altro schermo. No, però lo facciamo alla fine. No? No. Okay. Eccoci. Allora, adesso vi condivideremo lo schermo perché vediamo già dei risultati. Bellissimo vedere le vostre idee. Eccoci qua. Allora, diteci se vedete lo schermo, spero di sì. Fateci un segnale. Vediamo a cosa vi fa pensare il cambiamento climatico. Allora, avete detto clima, caldo, Venezia, migrazioni, gli orsi polari, bugia, vedo delle cose bugie. Ma caldo. Acqua, disastro. Terrore, addirittura. Terrore, addirittura, sì. Greta Thunberg. Ok. Veramente fantastico che partecipate, così vediamo che cosa... Però il caldo è chiaro. Sì. Estinzione, scioglimento, disastro ambientale. La grandezza della parola è proporzionale a quante persone l'hanno scritta, no? Quindi più persone scrivono una parola, più la parola diventa grande. Ok. Bello. Possiamo magari andiamo avanti. Chissà se avete visto delle parole che non vi sareste aspettati. La seconda. Allora, stop share. No. Dobbiamo coordinarci un attimino. La seconda domanda è questa. A scuola, in che materie trattate l'argomento del cambiamento climatico? Adesso andiamo di nuovo qui, vediamo cosa ci dite. In che materie studiate il cambiamento climatico? Come il cambiamento climatico? Che fare con il cambiamento climatico? Vediamo. Fateci sapere. Per il momento non arrivano. CM. Ok. Un attimo che torno. Eccoci. Educazione civica, agronomia, in che materie scienze, scolastiche? In che materie scolastiche? Navigazione, certo. Questo è veramente interessante. Vegetali. Raccolta differenziata. Tecnologia. Tecnologia. Geografia. Educazione civica, inglese e scienze e agronomia al momento sembrano vincere. Inglese? Mi sembra che educazione civica, ecco, educazione civica sta vincendo. Ma anche vediamo degli argomenti più specifici, lavorate su argomenti come produzione, chimica, alimentazione, solfato, chimica insomma, sì. Ok. Biologia, bello. Grazie di aver partecipato. Grazie, questi li terremo, questi risultati... Ok, allora adesso possiamo tornare.
Bello. Ok. Eccoci qua. Ok, allora adesso proseguiamo. Ed sì. Era proprio questo adesso il senso. Io non ho una word cloud completa, ma questa slide, la seguente, illustra insomma che il cambiamento climatico non parla solo di caldo e rialzamento del mare, ma è proprio interdisciplinario, ci copre da argomenti socio-economici, le città, l'adattamento, come abbiamo visto nella vostra word cloud, l'agricoltura, e poi anche a effetti o a conseguenze per la salute, aspetti di tecnologia come le emissioni negative, e poi governanza, si dice così, governance, sì. E qui ci sono due illustrazioni internazionali, i Sustainable Development Goals, che probabilmente avete studiato, e l'Accordo di Parigi. Poi la prossima slide mostra che non soltanto è bello creare questa word cloud di cosa significa il clima e il cambiamento climatico, ma quando parliamo di educazione scolastica è un argomento che attraversa, forse possiamo discutere, tutte le materie a scuola. Trasversale. È trasversale. Quindi. Da diciamo argomenti di educazione civica a riflessione, filosofia, arte, e metodi di insegnamento interessanti, eccetera, eccetera. Quindi volevamo fare un po' un punto su come è importante cercare di riflettere in tutti i contesti nel quale siete voi in questo momento, che significato ha, che contesto studiate nel cambiamento climatico. E adesso vediamo, insomma, ci caliamo un po' dentro il rapporto, piano piano, e cerchiamo di capire che cosa c'è di nuovo in questo rapporto rispetto ai precedenti e quali nuove, diciamo, ottiche, in quali nuove ottiche è stato scritto questo rapporto. Allora, prima di cominciare, dobbiamo sapere tutti che quando si scrive un rapporto di questo tipo bisogna considerare tante cose. Queste tante cose sono le tante linee di evidenza o le prove scientifiche che devono essere riportate nel rapporto e anche considerate per arrivare a quello che noi chiamiamo un assessment finale, quindi a un giudizio finale di, per esempio, di quanto siamo sicuri che la proiezione climatica in un determinato momento ci dia dei risultati più o meno certi. Allora, per avere questa immagine il più chiaro possibile, dobbiamo tenere presente, usare sicuramente le osservazioni, tutte le osservazioni che abbiamo fino al momento in cui si scrive il rapporto, dobbiamo usare il più possibile delle informazioni scientifiche provenienti da tutti i modelli che sono disponibili, che vengono utilizzati da tutti i centri di ricerca del mondo. Dobbiamo anche considerare le evidenze paleoclimatiche riferite ai climi passati e poi soprattutto dobbiamo accendere il cervelletto e cercare di capire quali sono i processi che hanno portato ad oggi a vedere quello che vediamo e che potrebbero portare nel futuro a dei cambiamenti e perché queste cose succedono. Allora, il primo messaggio che viene fuori da questo rapporto è che appunto i recenti cambiamenti che abbiamo osservato, che osserviamo, sono diffusi, rapidi e aumentano senza precedenti da migliaia di anni. Cioè quello che si osserva oggi non è stato mai osservato da migliaia di anni. Questo in che cosa si traduce? Si traduce in quello che noi con certezza possiamo affermare, cioè per esempio che l'aumento della concentrazione, ho fatto una crasi, della anidride carbonica è al massimo che non si vedeva almeno da 2 milioni di anni. Il livello del mare, l'innalzamento del livello del mare è il più alto e procede al tasso più alto e questo succede da almeno 3.000 anni. Il ghiaccio dell'Artico, si sta sciogliendo e si è raggiunto il livello più basso degli ultimi 1.000 anni e
tutti gli acciai su tutte insomma le montagne più alte dove ci sono i ghiacciai, c'è uno scioglimento di questi ghiacciai che è senza precedente negli ultimi 2000 anni. Ma non solo, quello che vediamo è appunto che c'è questo aumento degli eventi di calore estremo, che sicuramente anche voi avete sperimentato, aumento di piogge più frequenti e più intense in diverse parti del mondo, aumento della siccità, diversi tipi di siccità, siccità del suolo, siccità dei fiumi, e aumento di condizioni climatiche che favoriscono gli incendi quelli naturali, non quelli chiaramente dovuti all'uomo. E anche nell'oceano, riscaldamento, l'acidificazione e la perdita dell'ossigeno. Tutto questo sta succedendo perché ad oggi viene stimato un aumento della temperatura globale che è arrivato a 1.1 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Questo è stato osservato e non solo, è anche stato smembrato, cioè è stato attribuito all'influenza umana, e si può dire quanto di questo riscaldamento è dovuto al riscaldamento, all'emissione di gas serra, combinato con l'effetto negativo, come vedete in questa barretta, del raffreddamento dovuto agli aerosol, ma complessivamente la somma totale di queste tre barrette fanno comunque, arrivano fino a 1.1 gradi. Adesso, questa parte qua dell'attribuzione in questo rapporto è nuova ed è molto forte. È una certezza che viene data come una certezza per la prima volta che il riscaldamento globale è dovuto all'uomo, e soprattutto in questo rapporto per la prima volta si è usata la scienza dell'attribuzione. La scienza dell'attribuzione che ci permette di dire, per esempio, per un determinato evento osservato oggi, se quell'evento osservato è dovuto al riscaldamento globale o meno. Questa è una cosa molto importante perché spesso noi, come ricercatori, ci sentiamo dire: ma quindi questo evento di pioggia estrema che è avvenuto a Genova è dovuto al riscaldamento globale? Allora, non è che noi questo ce lo possiamo inventare, ma per rispondere a questa domanda c'è bisogno di fare ricerca. Ed è questa nuova scienza che negli ultimi anni si è sviluppata, che è stata inclusa anche in questo rapporto, la scienza dell'attribuzione. Allora, proviamo a capire un po' come si fa e che cos'è. Allora, immaginiamo di avere due diversi contenitori, uno il contenitore dell'oggi e uno il contenitore del mondo più caldo di 2 gradi. Quindi un mondo futuro che immaginiamo essere più caldo di 2 gradi. Nel mondo di oggi abbiamo un insieme di eventi che sono tutte queste palline colorate, che sono gli eventi che normalmente osserviamo durante la nostra vita quotidiana, tutti quelli che osserviamo ogni giorno fuori. Piove un po', molto, mediamente, fa caldo, non fa caldo, ci sono, non ci sono incendi, tempeste di vento, ci sono, quante e quanto forti. Questa distribuzione degli eventi di oggi ha tante palline colorate, ma come succede, ogni tanto ci sono degli eventi che possono essere un po', che attirano un po' la nostra attenzione. Attirano la nostra attenzione perché sono un po' al di fuori di queste normali palline colorate che osserviamo ogni giorno. E in questo diciamo, contenitore sono rappresentate dalle palline grigette. Quando questo succede, come facciamo a dire che questa pallina grigetta non appartiene alla distribuzione di oggi, o se appartiene alla distribuzione di oggi perché c'è stato un aumento della temperatura globale? Lo facciamo in questo modo. Dobbiamo andare a confrontare e vedere la distribuzione delle palline di oggi, come si paragona la distribuzione delle palline in un mondo in cui la temperatura è salita di 2 gradi globalmente. Confrontiamo queste due distribuzioni e se questa pallina è contenuta nella distribuzione delle palline di un mondo più caldo, allora diciamo che la probabilità di questo evento di succedere oggi è una probabilità con quello che diciamo noi, un tempo di ritorno altissimo, cioè sarebbe stato molto molto improbabile che questo evento poteva succedere oggi se non ci fosse stato un riscaldamento globale.
Bene, questo metodo è stato usato, questa scienza di attribuzione è stata usata per arrivare a un altro risultato fondamentale di questo rapporto, che ci dice che in tutte le regioni del mondo si verificano eventi dovuti al cambiamento climatico e che questi eventi sono attribuibili all'azione dell'uomo. Come vedete qui c'è una mappa del mondo e che è rappresentata in maniera schematizzata da questi esagoni. Questi esagoni sono le regioni del mondo che noi abbiamo preso in considerazione in questo rapporto, e come vedete questo è stato fatto per gli eventi estremi di temperatura e ondate di calore, questo per gli eventi estremi di precipitazione. Tutte le regioni del mondo che sono colorate in rosso significa che sono regioni in cui si osservano eventi di calore, quelli che hanno i tre puntini neri sono regioni in cui si osservano e sono stati attribuiti all'attività antropica. Stessa cosa per la precipitazione. Ok, quindi oggi siamo arrivati qui e questo è quello che ci dice la scienza. Qual è la strada per il nostro futuro? Che cosa si potrà verificare nel nostro futuro? Allora, la strada del nostro futuro dipende da quale, appunto, dove andremo quando, a questo bivio dove siamo oggi. Adesso, come adesso, quello che noi vediamo in tutti i rapporti dell'IPCC sono stati usati degli scenari climatici. Gli scenari climatici, come forse sapete bene, sono degli scenari in cui si ipotizza un'emissione dell'anidride carbonica diversa, dalla più bassa alla più alta. Questo è un grafico in cui si vede l'evoluzione, come avrete visto tante altre volte, della temperatura globale con lo scorrere del tempo. Allora, questa evoluzione fin qui è quella avuta fino ad oggi, l'anomalia, quindi fino a questo punto siamo a un grado punto 1. Da questo punto in poi l'evoluzione globale dipende da quale scenario, da quale strada prendiamo, se da quelle blu fino a quelle rosse. Allora, quello che è importante, indipendentemente dalla strada, è anche qual è il livello di riscaldamento globale che siamo disposti ad accettare oggi. Se vi ricordate, l'accordo di Parigi è stato fatto intorno a un grado punto 5. Allora, se noi vogliamo vedere quale di questi scenari ci porta a un riscaldamento globale di 1.5, come vedete, tutti gli scenari del prossimo futuro, sia quelli più bassi che quelli più alti, nei prossimi 20 anni ci faranno raggiungere un grado punto 5. Adesso il punto fondamentale è: lo superiamo? Quando lo superiamo? Quali scenari ci fanno arrivare invece a 2 gradi di riscaldamento? Allora, secondo quello che viene stimato all'interno di questo rapporto, gli scenari, diciamo, più alti, dall'arancione fino al rosso, ci porteranno al superamento di questa soglia intorno agli anni 50. Gli scenari di emissione più bassa probabilmente non ci porteranno in media a superare questa soglia, rimarranno al di sotto di questa soglia, ma non si può escludere, perché questa è, diciamo, queste aree intorno, questa distribuzione intorno a queste linee blu ci indica qual è la forchetta di queste proiezioni. Come vedete, alcune di queste vanno al di sopra dei 2 gradi, quindi non si può escludere. Allora, che cosa vedremo? Allora, se questo riscaldamento globale continuerà a aumentare, non solo già sta succedendo in tante regioni, ma se aumentiamo il riscaldamento, le cose, gli eventi che osserviamo oggi aumenteranno di intensità e numero in tutte le regioni del mondo. Questo è quello che si vede da questo rapporto. Quindi quello che si vede è che man mano che andiamo su con il livello di riscaldamento globale, allora i cambiamenti della temperatura, degli estremi di temperatura, precipitazione, incendi, fenomeni costieri, eccetera, eccetera, aumenteranno. Allora cerchiamo di capire perché. Perché aumenteranno? In che modo si manifesterà questo riscaldamento globale? Cioè, quello che vediamo, immaginiamo di avere un termometro che ci misura la temperatura globale. Siamo qui e questo è il livello di oggi. Ad oggi ci sono degli eventi di estremi che sono in un numero limitato e di un'intensità limitata. Se questa
temperatura sale e arriviamo al livello 1.5, gli eventi di oggi rimangono, ma se ne aggiungono altri. Altri significa diversi eventi, sia di tipo, ma anche di intensità. Se continuiamo a salire, il numero di queste palline colorate cresce e si aggiungono anche altri colori. Allora, questo è quello che si vede accadere e se vogliamo capire che cosa sono queste palline non sono altro che tutto quello che è raccolto da questa simbologia. Sono condizioni climatiche responsabili di impatti che saranno visti e cambieranno in ogni regione. Questi, quindi, stiamo parlando di una classe di eventi che viene riassunta da eventi di temperatura alta-bassa, aumenti di pioggia, di siccità, di alluvioni, sia fluviali che nelle città, neve, ghiaccio, tempeste tropicali, cicloni del Mediterraneo, per esempio, eventi costieri e altri tipi di cose, e anche eventi nell'oceano, come appunto ondate di calore nell'oceano. Ma tutto questo non solo aumenterà in ogni regione si vedranno più cose che succederanno, ma questo succederà anche in più regioni del mondo. Quindi, a partire da una situazione in cui tutta la mappa del mondo è bianca, si arriverà all'aumento di questa temperatura globale ad avere tutti questi eventi che insieme colpiranno più regioni. Questi sono alcuni esempi, quindi ci saranno alcune regioni che saranno interessate dagli eventi marroni, altre da quelli rosa, tutti quanti insieme, altre da quelli verdi o da quelli gialli. Per calare un po' più l'esempio nella realtà, questo è un esempio di indicatore di impatto per la temperatura. Questo è il numero di giorni al di sopra del 35 gradi, che quindi è una soglia molto critica, per esempio, per la salute dell'uomo. E come si vede qui, all'aumento della temperatura globale, questo numero di giorni in tutti i punti del mondo aumenta, questo è il numero di giorni, e man mano si espande anche verso nord. Se ci vogliamo calare un po' più nella realtà del Mediterraneo, dell'Europa dove viviamo noi, qui si osserva una cosa simile, per esempio per il rischio di alluvioni fluviali, cioè più è verde, più la temperatura va su, più questo aumenta. Stessa cosa per i giorni in cui sarà necessario, per esempio, raffreddare, quindi usare i condizionatori perché la temperatura sarà troppo al di sopra di una soglia sopportabile. Per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, non sono solo queste le cose che succedono, ma sono tante. Vi ricordate le palline? Ecco qui sul lato, qui. Queste sono tutte le palline che verranno a colpire, verranno a cadere nel contenitore del Mediterraneo in un mondo in cui raggiungiamo un riscaldamento di 2 gradi. Quindi ci saranno tante cose insieme, estremi di temperatura, precipitazione, incendi, aumento dell'innalzamento del mare, diminuzione della neve, dei ghiacciai, eccetera. Potete guardare qui, c'è il link a un video che è illustrativo sull'Europa. Ok, l'altro concetto importante è che mentre noi possiamo ancora decidere di limitare il riscaldamento globale e quindi fermare alcune delle cose che stanno succedendo, per alcuni di questi fenomeni purtroppo non si può più tornare indietro. E questi fenomeni sono, per esempio, le temperature oceaniche, lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e l'innalzamento del livello del mare. Questi ormai sono dei fenomeni che sono stati innescati, hanno una lunga inerzia, quindi hanno bisogno di avere un tempo più lungo per essere arrestati e quindi non si comunque arresteranno se noi smettiamo di emettere oggi. Questo è un esempio di quando lungo la scala temporale, quindi poi un risultato preso dal rapporto, quando nella scala temporale dall'anno 2000 all'anno 2300, quindi tra 300 anni, a seconda dello scenario, quindi dagli scenari di emissioni più bassi, quelli blu, fino ad arrivare a quelli alti, quando si raggiungerà un metro di innalzamento del mare. Quindi si vede che negli scenari, diciamo, di emissione più alta, alla fine del secolo saremo circa a
un metro di una zona del livello del mare, se seguiamo un scenario più basso, diciamo che ci arriviamo, ma la forchetta di tempo entro cui ci si arriva è più ampia. Però, nonostante tutto, possiamo ancora fare tanto e possiamo rallentare appunto alcuni di questi cambiamenti e altri potrebbero essere fermati. E adesso ci possiamo calare un po' più. Riprendo la parola per dire che torniamo indietro al discorso che avevamo fatto un po' di tempo fa, che strada percorreremo nel futuro? Dove ci troviamo? Come vivremo questo futuro nell'ambito del cambiamento climatico? Allora, questa è una piccola app che troverete con questo link, dove potete vedere voi dove sarete in tutti questi percorsi, cosa significano queste scelte secondo la tua vita. Ah, io uso il mio proprio esempio, io sono nata nel 1976, allora questa app mi fa vedere, mi genera questo grafico che racconta la mia storia. La mia storia è la storia della mia famiglia. Allora, io ho avuto il mio primo figlio nel 2007 e pensando a lui, per esempio, che adesso è alle superiori, finirà alle superiori in quel periodo e vi ricordate che proprio nei prossimi decenni è lì dove le strade future inizieranno a distinguersi e andando avanti, quando avrò il mio primo nipotino o nipotina, lì dovremo veramente aver capito che percorso vogliamo percorrere. Allora, giusto per concludere la nostra presentazione, non possiamo parlare del cambiamento climatico senza parlare del dunque cosa si fa. Il rapporto sulla scienza del clima non parla di soluzioni in sé, però mostra come le azioni legate a scelte sulle emissioni, su come percorsi di sviluppo socio-economico e le associate emissioni di anidride carbonica e altri gas effetto serra, altri inquinanti, e anche l'uso del suolo, in particolare l'urbanizzazione, eccetera, influiscono sulla risposta che dà il clima. Allora, abbiamo detto con chiarezza che è possibile prendere azione, è possibile scegliere questa strada futura, e le decisioni che prendiamo adesso e che stanno prendendo influiranno appunto su questo bivio. Allora, noi che cosa facciamo? Voi nel vostro contesto siete a scuola e penserete magari che cosa si deve fare, cosa dobbiamo fare noi. È importante che voi, come anche noi, guardiamo tutta l'ampia gamma dell'argomento. Il primo importante approccio è parlarne, discuterne, sensibilizzare al problema del cambiamento climatico. Oggigiorno anche voi conoscete l'IPCC, conoscete l'Accordo di Parigi, parteciperete a attività, forse avete partecipato a Fridays for Future, per esempio. Ma quando io ero a scuola, vi posso assicurare, non si parlava molto del cambiamento climatico, non certo in Inghilterra. Penso che nelle Maldive se ne parlava già, perché stavano vivendo difficoltà molto diverse dalle nostre. Però avete visto, per esempio, quest'anno le alluvioni in Germania, avete avuto anche voi esperienza di episodi di calore estremo in Europa, eccetera. Quindi tocca a tutti noi e stiamo a un buon punto di sensibilizzazione, diciamo. Quando è stato rilasciato questo rapporto è apparso su tutti i giornali, in prima pagina, quindi è un argomento che adesso trattiamo quotidianamente. Poi dobbiamo comprendere la complessità di questo sistema, appunto non guardarlo in un silo, non guardarlo da un punto di vista fisica o chimica o quel che è. Dobbiamo capire questa complessità perché affrontarlo anche si affronta trasversalmente nella società. Dobbiamo capire gli argomenti dei quali raccontava Erika, perché sono fenomeni complessi e più ne capiamo, più riusciamo a trattare appunto questo argomento. E infine immaginare azioni collettive per ridurre queste emissioni. Questa slide è presa da Clima Risk, che è un gioco sviluppato da un'università francese che è anche tradotto in italiano e potete scaricarlo, è un gioco di scelte e decisioni e vi fa vedere come sono sensibili gli outcome, le decisioni, i risultati. Il risultato a come prendiamo queste decisioni. Allora, se abbiamo ancora qualche minuto di tempo, abbiamo ancora qualche domanda per voi. Se Massimo, se gentilmente puoi lanciare il poll, abbiamo due domande. Siamo curiosi di sapere, appunto, se siete già stati coinvolti
in un'attività sull'argomento cambiamento climatico. E la seconda domanda, siamo molto curiosi di sapere se chissà nel futuro vi potrebbe interessare un lavoro in questo campo. Vediamo che cosa viene fuori. Prendiamo qualche minuto, c'è un no. C'è chi ha detto proprio no. No. Iniziamo a vedere il no. Il forse guadagna terreno. Però è difficile rispondere a questa domanda, perché non è un semplice sì e no. C'è tante maniere in cui si può lavorare in questo campo, e quindi magari è una domanda un po' troppo semplificata, però vediamo cosa succede. Ci sono dei forse, forse la maggioranza tende verso il forse. Possiamo condividere il poll, così vedete tutti il risultato. Sembra che tutti avete fatto qualcosa finora sul cambiamento climatico, però siete abbastanza in dubbio se volete essere coinvolti in qualsiasi modo in questo campo. E magari speriamo che oggi con questa chiacchierata questi dubbi si possano chiarificare, insomma, e un domani ce lo farete sapere forse al prossimo evento. Allora, siamo un po' coscienti del fatto che il tempo ci sfugge. Tornando al genere, volevo mostrarvi nell'IPCC come stiamo, insomma, la situazione attuale, diciamo. Se vedete dall'inizio del lavoro del rapporto sul cambiamento climatico, 30 anni fa era, sto guardando lo schermo sbagliato, la maggior parte erano scienziati uomini, e rosa non si sa perché a quell'epoca non si notava il genere, non faceva parte della selezione, della considerazione di diversità. Quindi non sappiamo con accuratezza le cifre, diciamo, dei primi rapporti, però almeno dal quarto in poi si vede che c'è un cambio, ma ci troviamo oggigiorno a riflettere la situazione mondiale che abbiamo visto proprio all'inizio della presentazione. E, insomma, la diversità è il miscuglio, e lavorare sull'inclusione in tutte le maniere possibili è far funzionare questo miscuglio. Allora, noi abbiamo parlato all'origine del genere, però nell'IPCC, come abbiamo anche detto, è la diversità di idee, di informazioni, di prove, di cultura e di percezioni. C'è anche la diversità di discipline e di origini. Allora, siamo fierissimi della nostra squadra di autori, che vedete è un bel misto. Siamo circa 230 persone, 240 persone che hanno lavorato duro per tre più anni, stanno ancora lavorando a presentare e divulgare. E vedete qui in basso una rappresentazione fatta da un gruppo che si chiama Because IPCC, anche questo è un link, potete vedere. È un fumetto che è sviluppato, che racconta tutta la storia dell'IPCC e il perché, lo sappiamo, perché IPCC. Adesso vi lasciamo con un bellissimo GIF, che è il word cloud animato dei nostri autori, che dopo che abbiamo fatto questa approvazione estenuante, come ci sentivamo alla fine, qual è la parola per noi importante, una parola chiave del cambiamento climatico, del nostro lavoro. E vedete che bel gruppo di persone, di esperti da tutto il mondo, una diversità di idee e di genere e di origini. E di pensiero, come vedete da parola ce ne sono tante e sono tutte diverse. E basta. Noi abbiamo finito. Se ci sono domande, se volete chiedere qualcosa, se avete ancora un po' di tempo, noi sicuramente ce l'abbiamo e siamo qua, siamo contenti di rispondere. Grazie. Andare in linea senza problemi, forse voi avete tempi. Grazie Erika, grazie Anna. Sì, ho visto alcune classi hanno dovuto disconnettersi, però se qualcuno ha delle domande, siamo qui. Vorremmo anche condividere le slide con voi, con tutti i link. Possiamo fare con Marina, preparare un documento con delle risorse.
Sì, allora volevo dire anche questa cosa, perché molte persone hanno chiesto le slide, quindi sì, saranno disponibili. Volevamo anche chiedervi se per voi va bene, insieme alle slide potremmo mandarvi un breve questionario su cui, per aiutarci appunto, per darci un feedback, cosa vi è sembrato l'evento di oggi e anche magari qualche spunto per attività future che noi avremo piacere di organizzare in futuro, nei prossimi mesi. E quindi ringrazio ancora Erika ed Anna. Ah, insieme alle slide, eccovi, ci saranno delle, appunto, avete visto, sono piene di link, potrete approfondire tutti questi argomenti. Invece, per l'argomento della giornata di oggi, quindi delle donne nella scienza, io vi metterò in chat adesso, vi metto, ecco qui, è un link dove c'è una lista di ebooks, quindi libri elettronici, tutti open access, ovvero fruibili da chiunque, appunto sulla problematica e sulle questioni delle donne della scienza. Quindi le potete usare liberamente, leggere in classe, leggere a casa. Sono stati selezionati dalla library dell'ICTP e quindi spero che, insomma, che questa giornata abbia avuto molti spunti interessanti.